Ciao a tutti e benvenuti nel mio angolo creativo. Oggi vi propongo un bellissimo tutorial, una bellissima blusa lavorata in cotone. Quindi iniziamo i nostri tutorial con il cotone, visto che sta arrivando la primavera. Quindi do inizio con il primo tutorial di questa bellissima blusa chiamata Mimosa. Molto bella da realizzare, molto facile anche per le prime mani, per le principianti. Oggi lavorerò con questa bellissima cake, bellissima, guardate, perché ho nominato Mimosa questa bellissima blusa per il colore giallo, da giallo chiaro, giallo un pelino più scuro e a scuro. Ok, lavorerò oggi con Alizé Bella Ombra Batiki 100% cotone. Questa bellissima cake ha 250 grammi per 900 metri. Uncinetto di lavorazione indicato da lavorare è da 1 a 3. Io le catene all'inizio lavorerò, ok, con un uncinetto 3,5, ok, questo qua. Poi tutta la lavorazione della maglia, della blusa, scusate, lavorerò con un uncinetto numero 3. Avete bisogno di un forbicino, un metro, una targhetta andimenti, ok, se volete metterci, marca punti e scaldate uncinetto, ragazzi. Iniziamo il nostro bellissimo tutorial. Ma prima di iniziare lasciatemi quel bellissimo mi piace. Se mi seguite, se realizzate i miei tutorial, iscriveteci al mio canale. Non dimenticare di cliccare sopra la campanellina, che così YouTube vi manda un messaggino per ogni tutorial che realizzerò, ok? Lasciatemi quel bellissimo mi piace che fa tanto piacere. In più, se siete tutte benvenute, iscriveteci al mio gruppo di Facebook Giacarte Uncinetto, e secondo gruppo Giacarte Uncinetto vendita e pubblicità, e ho anche la pagina Giacarte Uncinetto, e anche su Pinterest cercate Giacarte Uncinetto e c'è tutti i miei progetti e tutti i miei tutorial, ok? Siete tutte benvenute. Sotto la info lascio tutti i link, basta che cliccate e andate direttamente ai gruppi, alla pagina, alla Instagram, ok, e anche a Facebook. Un bacione a tutte voi, ok, e mi auguro che sono chiara e che vi piace questo bellissimo tutorial. Iniziamo. Prendete carta e una penna per prendere tutti, ok, tutte le indicazioni di lavorazione per questa bellissima blusa che ho nominata Mimosa. Allora, per la taglia small, ok, si inizia con 144 catenelle e va suddiviso di 35, 35, 35, 35, ok, e questa blusa Mimosa va lavorata a top down, ok. Per la taglia M lavorate 192 catenelle, che va suddiviso di 47 punti alti, 47, 47, 47, ok. Per la taglia large lavorate 240 catenelle e va suddiviso di 59 punti alti, 59, 59, 59. Poi qua abbiamo un ventaglio, ok, per tutte le taglie, un ventaglio con 2 catenelle, un ventaglio, 2 catenelle. Un ventaglio va fatto con 2 punti alti, ok. Fatti la schermata, un printing, ok, di tutte le taglie, le misure e le catenelle d'inizio, ok. Lo lascio qui bella vista. Iniziamo. Scusatemi. Allora, io oggi lavorerò la taglia M, ok? Quindi ho fatto già le mie 192 catenelle. Eccoci qua, adesso chiudiamo il nostro cerchio.
Allora, mi raccomando, le vostre catenelle, ok, lasciate tutta dritto così, mettiamo a posto bene, ok, tutta dritta, tanto questo già sapete fare, ma faccio vedere per le nostre amiche principiante che, ecco, lasciate tutta dritta, prendiamo qua, ok, faremo un punto bassissimo, ok? Allora, questo filato adesso lavorando lo nasconderò, già l'ho messo qua dietro, vedete così. Saliamo con una, due, tre catenelle, ok? Prendo il mio filo, ritorno nella stessa catenella di base, faccio un ventaglio, ok, di partenza con due punti alti, due catenelle, questa per tutte le taglie, la partenza è così, ritorno qua, sempre una catenella di partenza, faccio ancora due punti alti, uno e secondo, quindi abbiamo fatto un ventaglio con due punti alti, due catenelle, due punti alti. Adesso io sto facendo una taglia M, ok, quindi devo fare 47 punti alti. Guardate quanti punti dovete fare per le vostre taglie, io farò 47. Poi rifaccio un ventaglio, ok? Quindi all'inizio dovete fare attenzione che dobbiamo contare, quindi un punto alto nella prima catenella di base, ok? 1, sempre così che nascondo il filato che è avanzato, ok? 2, 3. Per ogni catenella fate un punto alto, ok? Io lavorerò 47 punti alti, ok? Vedete che sto già nascondendo il filato che mi era avanzato, ok? Così. Quindi ho fatto, dopo il mio ventaglio, ho fatto 3 punti alti, 6, 7, 8, 9, 1, 10. Lavorerò 47 punti alti e ritorno con voi. Andate avanti per i punti alti per la vostra taglia desiderata, ok, come ho fatto vedere prima. Ecco qua, io ho fatto i miei 47 punti alti, ok. Nella prossima catenella faccio il mio ventaglio con un punto alto, sempre nella stessa catenella ancora un punto alto, faccio due catenelle di separazione, entro e faccio ancora due punti alti, uno e due, ok? Quindi ho fatto un angolino, un ventaglio, ok? Quindi adesso lavoro dalla prima catenella, inizio lavorando un punto alto e devo lavorare qua 47 punti alti ancora. Queste 2, 3, per ogni catenella fatti un punto alto, ok? Io lavorerò le mie 47 maglie alta e poi torno con voi. Andate avanti per le vostre, ok, taglie, per le vostre maglie alta che corrisponde alla vostra taglia. Eccoci qua, ho fatto già altri 47 punti alti dopo il mio ventaglio e adesso nella prossima catenella faccio ancora un ventaglio con un punto alto e secondo, ok, 2 catenelle di separazione, rientro nella stessa catenella di base e finisco il mio ventaglio. Ecco qua. Adesso devo lavorare altri, ok, 47 punti alti prendendo ogni catenella sottostante, quindi 1, 2, 3, 4. Io vado avanti, lavorerò le mie 47 maglie alte, poi torno con voi, andate anche voi avanti per la vostra taglia. Eccoci qua, ho fatto le mie 47 maglia alta, ok? E ho dimenticato a dirvi, vabbè,
ho detto prima 250 grammi 900 metri, ok? E è 100% cotone, ok? Allora, mi raccomando, ok, io sto facendo una taglia M, scusate, sono 47 punti alti, vedete? Per le vostre taglie desiderata andate lavorando per le maglie alte che richiama le vostre taglie. Quindi adesso, dopo le 47 maglia alta, nella prossima catenella faccio ancora un ventaglio, un punto alto, ora un punto alto nella stessa catenella di base, 2 catenella di separazione, ritorno nella stessa catenella di base e finisco il mio ventaglio con 2 punti alti sempre nella stessa catenella di base. Quindi adesso mi manca 47 punti alti, perché qua già ho il mio ventaglio, quindi non devo fare i ventagli. Se avete fatto giusti sia le catenella sia i punti alti, mi raccomando, all'inizio dobbiamo contare, perché basta un punto alto in più che non va bene, ok? Quindi io farò ancora, preso male, farò 47 punti alti prendendo per ogni catenella sottostante. Andate avanti anche voi, ok, con i vostri punti alti che richiama le vostre taglie. Eccoci qua, ho finito le mie 47 maglie alte giuste giuste. Quindi adesso salto una catenella, 2, nella terza catenella entro qua, punto bassissimo, cammino qua con punto bassissimo 1 e prossimo faccio, vedete, scusatemi, un punto basso, ok? Quindi qua salgo con 2 catenelle, un punto basso e una maglia alta, ritorno e rifaccio il mio ventaglio con 2 punti alti, 2 catenelle, ritorno alle spazie sottostanti, finisco il mio ventaglio, ok? Ecco qua, agli angolini dobbiamo fare sempre il ventaglio con 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Prendo il mio filato, invece tutti i punti alti sottostanti dobbiamo lavorare prendendo da dietro, faremo punti a rilievo, quindi il primo, ok, il secondo, e così dobbiamo lavorare, ok, tutti i punti alti prendendo da dietro, così, tutte così, ok, rimanerà così, ok. Quindi io lavorerò le mie 47 maglia alta sottostante, ok, farò punti alti a rilievo per ogni punti alti sottostante, lavorate così, ok, fino all'ultimo punto alto prima del ventaglio e poi ritorno con voi, andate avanti. Ecco qua, sono arrivata, ok. Allora, questi 2 punti sottostanti del nostro ventaglio si lavora anche prendendo a rilievo, ok, da dietro, così. Poi si rifà lo spazio sottostante il nostro ventaglio, ok? Così dobbiamo lavorare per tutti le nostre maglie sottostanti, ok? Quindi chiudo il mio ventaglio, sempre di 2 punti alti, 2 catenelle, e si lavora, ok, tutti i punti alti a rilievo, poi quando arrivate qui fino all'ultimo dell'ultimo sottostante, poi si rifà il ventaglio separato da 2 catenelle con 2 punti alti, si lavora tutti i punti alti a rilievo e qua lo stesso fino ad arrivare qua. Lavorerò tutti i miei punti alti a rilievo, i miei scusate, ventagli, e poi torno con voi, andate avanti. Ecco qua, ho finito, ok, tutti i miei punti alti a rilievo con il mio ventaglio agli angolini, come ho detto prima. Quindi ho fatto fino all'ultimo punto alto sottostante, che era del ventaglio sottostante, ho fatto punti alti a rilievo. Quindi salto una, due, nella testa entro, ok, punto bassissimo, cammino con punto bassissimo 1,
e il prossimo faccio punto basso, così faccio 2 catenelle per salire, un in più 3, ok, rientro e faccio il mio ventaglio con 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, ecco qua. Adesso facciamo 2 catenelle, ok, salto un punto alto, nel prossimo qua entro e faccio un punto basso, così faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 3 punti alti, nel prossimo, nel quarto faccio un punto basso, quindi 1, 2, 3, nel quarto entro proprio sopra, ok, faccio un punto basso, ecco qua, faccio 1, 2 catenelle, salto sempre 1, 2, 3, nel quarto entro qua, ok, proprio sopra, e faccio adesso 5 punti alti, sempre nel punto alto sottostante dove ho fatto il primo punto alto, ok, 2, 3, 4 e 5, ok, quindi 2 catenella, ok, salto sempre 3 punti alti, 1, 2, 3, nel quarto entro e faccio un punto basso, ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5 catenella, salto 1, 2, 3, nel quarto entro e faccio un punto basso, 1, 2 catenella, prendo il mio filo, salto 1, 2, 3, nel quarto entro, ok, proprio sopra il punto alto, e lavoro 5 punti alti, 1, 2, sempre nel punto alto sottostante, ok, sempre sopra, 3, 4 e 5. Ok, questa è la nostra ripetizione, quindi adesso 1, 2 catenella, salto 1, 2, 3 punti alti, nel quarto punto alto sottostante faccio un punto basso, 1, 2, 3, 4, 5 catenella, salto 1, 2, 3, nel quarto entro e un punto basso, 2 catenelle, salto 1, 2, 3, nel quarto punto alto entro e faccio 5 punti alti, 1, sempre nello stesso punto di base, 2, 3, 4 e 5, facciamo 2 catenelle, salto 1, 2, 3, nel quarto entro e faccio un punto basso. Questa è la nostra ripetizione, farò tutto fino qua con voi, poi tutto il resto dovete ripetere questo che sto facendo adesso, il punto fantasia. Allora 1, 2, 3, 4, 5 catenella, salto 1, 2, 3, nel quarto entro e faccio un punto basso. 2 catenelle, salto 1, 2, 3, nel quarto entro qua e faccio 5 punti alti, 1, 2, 3, 4 e 5, sempre nello stesso punto di base, 2 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta entro qua, punto basso, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, entro qui, punto basso, e 1, 2, 3, entro e faccio il nostro ventaglio, ok, 2 catenelle e 2 punti alti, ecco qua. Ok, siccome vedete che è avanzato, abbiamo saltato uno qua e nel prossimo abbiamo fatto un punto basso,
qui, vedi, punto basso e avanza sempre un punto alto. La stessa cosa qua, di partenza 2 catenelle, salto 1 nel prossimo punto basso, ok? E poi si fa 5 catenelle, 3, 5, salto 1, 2, 3, nel quarto entro e faccio un punto basso. Aspettate, qua un punto basso. Lavorate così, ok? Questo è il nostro punto di ripetizione per tutti i nostri angoli. Cioè, di partenza è questo, quindi faremo tutti i punti che abbiamo fatto adesso, fantasia, e nei angolini mi raccomando fate il nostro ventaglino. Andate avanti, quando arrivo qua a penultimo torno con voi. Ecco qua, ho finito, come vedete mi avanza sempre un punto alto, ok? Quindi ho fatto un punto basso nel penultimo, 2 catenelle, salto 1, 2, nella stessa catenella entro, punto bassissimo, ancora un punto bassissimo e prendo il mio filo così, un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, rifaccio il mio ventaglio, siamo a 1, 2, 3, nel quarto giro siamo, ok? 2 catenelle, finisco il mio ventaglio, ok, con 2 punti alti, una catenella, salto questo, vado nel prossimo proprio sopra e faccio un punto alto, 2 catenelle, vado qua in mezzo, faccio un punto basso, ok, ecco qua così. Ventaglio, catenella, un punto alto, 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle. Nel primo punto alto prendo da qua, prendo così, faccio un punto alto, una catenella separazione, per ogni punto alto sottostante lavoreremo un punto alto separato da una catenella. Una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, ok? Che sono 5 punti alti separati da una catenella, quindi 2 catenelle ancora, vado nello spazio sottostante, faccio un punto basso, 2 catenelle e lavoro per ogni punto alto sottostante un punto alto separato da una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, ok? Faccio 2 catenelle separazione, arrivo qua, faccio un punto basso, così, vedete? 2 catenelle e per ogni punto alto sottostante lavoro un punto alto separato da una catenella, ok? Lavorate così fino ad arrivare al prossimo ventaglio e torno con voi. Ecco qua, sono arrivata, vedete che ho fatto tutti i 5 punti alti separati da una catenella, 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle, si lavora così. Qua ho fatto 2 catenelle, qua prima del nostro ventaglio, nel primo punto alto del ventaglio sottostante entriamo e faremo un punto alto, ok, una catenella e si rifà il nostro ventaglio, ok, con 2 punti alti, 2 catenelle e ritorno e faccio 2 punti alti, ancora 1 e 2, faremo una catenella separazione, salto un punto alto sottostante, nel prossimo entro proprio sopra e faccio un punto alto, ok, il nostro angolino rimarrà così, 2 catenella e si inizia lavorando come ho fatto già vedere, ok? 2 catenella e per ogni punto alto un punto alto e una catenella di separazione. Lavorate tutti i vostri punti così come ho fatto vedere adesso per tutti i nostri 4 angoli, ok? Mi raccomando, quando arrivate all'angolino, prima del ventaglio c'è un punto alto, nel primo punto alto sottostante, catenella, se fai ventaglio, catenella e nell'ultimo
punto alto, qua si fa un punto alto, poi 2 catenelle sinistre, a lavorare punto fantasia come ho fatto già vedere, andate avanti, ecco qua sono arrivata, ok. Allora, punto basso, 2 catenelle, prendo il mio filo nelle catenelle sottostanti, vedete, 1, 2, 3, entro, che è il primo punto alto del ventaglio, faccio un punto alto, ok, una catenella, e vado qua direttamente nella terza catenella, vedete qui, chiudo, faccio un punto bassissimo, qua entro, faccio un punto basso, faccio 3 catenelle, torno e faccio il mio punto alto, 2 catenelle di spazio, rientro e finisco il mio ventaglio con 2 punti alti, ok? Qua faccio una catenella, salto 1, nel prossimo entro e faccio un punto alto, una catenella, entro nell'ultimo punto alto sottostante, faccio un punto alto, ok? Gli angoli rimanerà così, una catenella, passo direttamente al prossimo punto alto del nostro ventaglietto e faccio un punto alto, qua faremo 2 catenelle, passo al prossimo, un punto alto, 2 catenelle a separazione, vado nel prossimo, punto alto sottostante, un punto alto, 2 catenelle, un punto alto nel punto alto sottostante, 2 catenelle e un punto alto, ok, poi faccio una catenella, scusate, dopo il punto alto, ok, vedete, per ogni 5 punti alti fate un punto alto e 2 catenelle separazione, quindi dall'ultimo punto passo direttamente al prossimo, ok, senza fare la catenella, ok, faremo così perché qua c'è una catenella, ok, dal ventaglio 2 punti alti c'è una catenella, qua in mezzo no, qua faremo 2 catenelle, un punto alto nel punto alto sottostante, catenella, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, ok, da questo punto alto qua che è l'ultimo e quinto passiamo direttamente a questo, ne faccio un punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle e punto alto qua nell'ultimo punto alto sottostante, così lavorerò fino ad arrivare, ok, con voi, insieme a voi al prossimo ventaglio, così vi faccio vedere come fare gli angolini, ecco qua, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, l'ultimo punto alto qua, ok, quindi siamo arrivati, quindi da qua, da questo punto alto a questo faremo una catenella sola, quindi passiamo direttamente qua, punto alto, si fa una catenella, salto 1, nel prossimo entro, faccio un punto alto, una catenella, scusate, sì, una catenella e faremo il nostro ventaglio, 2 catenelle e nostro ventaglio con 2 punti alti, una catenella, salto 1, vado nel prossimo, faccio un punto alto, una catenella e nel prossimo vado e faccio un punto alto, ok, ah, ecco perché ho sbagliato qua, scusatemi, come sta adesso, rifaremo, dai, infatti 5 punti alti separati da 2 catenella, quindi dall'ultimo ventaglietto che abbiamo fatto qua faremo una catenella, nel primo faremo un punto alto, ok, una catenella,
un punto alto qua nel prossimo, una catenella e si fa il nostro ventaglio, ok? Con due punti alti, due catenelle, due punti alti per finire il nostro ventaglio, una catenella, salto uno, un punto di base sottostante, nel prossimo entro faccio un punto alto, una catenella e nel prossimo faccio un punto alto, ok? Ecco qua, rimanerà così. Quindi adesso qui una catenella e inizio lavorando, ok, per ogni punto alto sottostante uno e due catenelle di separazione. Quindi questo giro è tutta ripetizione, quindi dovete fare tutti i quattro angoli lavorando così, poi arrivo con voi qua, ok? Fate tutta ripetizione di quello già che abbiamo fatto. Adesso andate avanti. Ecco qua, ho finito l'ultimo punto alto, quindi qua faremo una catenella, nel primo punto alto faremo un punto alto, una catenella e un punto alto qua nelle tre catenelle, ok, di base, una catenella, salto 1, 2, nella stessa catenella entro, punto bassissimo, passo qua sopra punto bassissimo e qua faccio così un punto basso, 2, 3 catenelle e si rifà, ok, il nostro ventaglio, separate 2 catenelle e ancora 2 punti alti, ok. Adesso lavoreremo punto alto per ogni punto alto sottostante, 1, 2, qua in mezzo dove c'è una catenella faremo un punto alto, qua sopra il punto alto un punto alto, nella catenella qua nello spazio un punto alto qua nel punto alto sottostante, quindi ci abbiamo dopo il ventaglio 3-6 punti alti, qua in mezzo un punto alto nel primo punto alto sottostante. E qua dove c'è due catenelle lavoreremo due punti alti, un punto alto nel punto alto sottostante, due punti alti qua, un punto alto nel prossimo punto alto, due punti alti nello spazio, ok, un punto alto qua nel punto alto sottostante e due punti alti qua, okay. Invece di fare punto alto qua e qua lavoreremo un punto alto qui, saltiamo questo, andiamo qua nelle due catenelle e si lavora due punti alti, scusatemi, c'ho il cane che vaia. Quindi due punti alti nello spazio di due catenelle, qua iniziamo a lavorare un punto alto, ok? Nello spazio due punti alti, così, un punto alto nel punto alto sottostante, due punti alti nello spazio di due catenelle, un punto alto nel punto alto sottostante, due punti alti qua e qua non lavoreremo un punto alto, andiamo in mezzo proprio e si lavora un punto alto, ok? Così andate avanti lavorando così, ok? Non dimenticare quando arrivate tra questo ultimo spazio due punti alti si salta questo, in mezzo qua si fa uno, qua non si fa e due qua e si inizia lavorando tutti i punti alti, ok? Anche qua come ho fatto prima in tutti gli angolini e non dimenticare anche i ventagli separati da due catenelle, andate avanti così. Ecco qua, sono ritornata con voi per rifaccio ancora un pezzettino così capite meglio. Nell'ultimo spazio di due catenelle si fa due punti alti, ok?
Questo qua, ok, è quello che abbiamo fatto, quindi va lavorato tutto, ok, prima del ventaglio. Quindi qua, punto alto, nel punto alto sottostante, in mezzo un punto alto, ok, nel punto alto sottostante un punto alto, un punto alto per lo spazio di una catenella, un punto alto nel punto alto sottostante, punto alto ancora nello spazio di una catenella, e si lavora i due punti alti del ventaglio sottostante, ok, due. Poi si rifà il ventaglio con due punti alti, ok, due catenelle e due punti alti. Ecco qua. Adesso nel primo punto alto si fa un punto alto, ancora un punto alto nel secondo, nello spazio di una catenella un punto alto nel punto alto sottostante, un punto alto nello spazio e un punto alto nel punto alto sottostante. Dopo il ventaglio, qui questo spazio che non si lavora qua, ok, come ho fatto vedere prima, qua si lavora dopo il ventaglio, ok, che abbiamo già lavorato qua, vedete? Quindi qui si fa un punto alto, qua sopra il punto alto si fa un punto alto, e per ogni spazio di due catenelle si lavora due punti alti, ok, qua nel punto alto sottostante un punto alto, ancora due punti alti nello spazio sottostante, un punto alto nel punto alto sottostante, ancora due punti alti nello spazio, ok, un punto alto nel punto alto sottostante. E adesso siamo arrivati all'ultimo spazio di 2 catenella, e qui si lavora solo due punti alti, ok, fate attenzione, qua si salta e si lavora qua in mezzo un punto alto, e quindi da qua si inizia a lavorare nello spazio, ok, due punti alti solo qua, ok. Qui prima del ventaglio si lavora in mezzo, dopo questo ventaglio qua non si lavora né questo, solo in mezzo. Andate avanti lavorando così per finire tutto il giro, poi torno con voi per procedere al prossimo punto fantasia. Ecco qua, scusatemi, sono ritornata con voi per farvi vedere l'ultimo pezzo che dobbiamo lavorare, ok, sia qui, sia in mezzo, sia in questo punto. Invece qua in mezzo non si lavora questi due punti, si lavora in mezzo, ok. Quindi punto alto qua nello spazio, un punto alto nel punto alto sottostante. È importante, perché se saltate come abbiamo saltato qua, c'è la differenza, quindi solo qua non si lavora questi due, capito? Anche qua, anche qui, e questo qui sì, perché è vicino al ventaglio. Quindi nello spazio di una catenella un punto alto nel punto alto sottostante, punto alto nello spazio di una catenella, e si lavora i due punti alti rimanenti sottostanti del ventaglio. Ecco qua. Ok. Adesso salto una, due, nella testa entro, cammino con un punto bassissimo, e qua punto basso 3 catenelle, rifaccio un punto alto per lavorare il mio ventaglio separato da 2 catenelle e 2 punti alti. Adesso lavoreremo 8 punti alti per ogni punto alto sottostante. Contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti alti. Ok, dopo il ventaglio però, fate il ventaglio, poi fate 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facciamo 3 catenelle, 2, 3. Saltiamo le basi, un punto, questo è questo che ho fatto, ok, questo qua, si conta da qui, 1, 2, 3, nel quarto punto alto entro e lavoro 9 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 9. Ok. 1, 2, 3, giusti. Allora, 3, 3, 6, 3, 9. Si ripete 3 catenelle, ok. Si salta 1, 2, 3, nel quarto qua entro e faccio ancora 9 punti alti, quindi farò i miei 9 punti alti, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 9, 3 catenelle ancora di separazione, si salta 1, 2, 3, nel quarto entro e ancora 9 punti alti, ok? Lavorerò ancora altri 2 e poi arrivo alla fine, dove essere 8 punti alti prima dei ventagli, ok? Lavorerò ancora 9 punti alti, poi torno con voi, andate avanti. Ecco qua, quindi sono un blocchetto di 9, 2, 3, 4, separate di 3 catenelle, saltate 3 punti alti, nel quarto punto alto si inizia a lavorare 9 punti alti. Quindi sto arrivando vicino al mio ventaglio, quindi qua devo lavorare 8 punti alti, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti alti, vedete che è giusti, giusti, quindi qua lavoro il mio ventaglio e così dobbiamo lavorare tutto il nostro giro così di ripetizione, ok? Ricordate che dopo il ventaglio si inizia lavorando 8 punti alti, quindi 1, 2, 3, 4, dovete contare, ok, 5, 6, 7, 8, ok, quindi dopo gli 8 punti alti che abbiamo fatto, i blocchetti saranno da 9 divisi da 3 catenelle, saltate 3 punti di base sottostanti, nel quarto punto si inizia a lavorare i blocchetti di 9, quindi 3 catenelle, salto 1, 2, 3, nel quarto entro e inizio lavorando i miei blocchetti di 9 punti alti, ok? Io vado avanti e poi torno con voi quando ho fatto tutto il mio giro e arrivo qua, andate avanti così. Ecco qua, ho finito i miei 8 ultimi blocchetti di 8 punti alti, ok, salto 1, 2, nella terza catenella entro, cammino con punto bassissimo, levo qua, prendo le due asoline, chiudo, 3 catenella per salire, punto alto, 2 catenelle e altri 2 punti alti per finire il nostro ventaglio. Adesso il prossimo giro è molto facile, quindi prendo il mio filo, per ogni punto alto sottostante dobbiamo lavorare punti a rilievo, quindi prendo da dietro 1, 2, 3, 4, 5,
sesto, settimo, qui c'è di più perché ho preso questi due del punto, due punti alti sottostanti del ventaglio, quindi va di più, 8 più 2 e sono 10, quindi dopo il ventaglio c'ho 3 3 6 3 9 e 1 10, ok, sono 10 punti alti a rilievo. Nello spazio di 3 catenella lavoreremo 3 punti alti, 1 2 e il terzo, ok. Iniziamo a lavorare i punti a rilievo prendendo da dietro, quindi dovete lavorare così per tutto il giro, ok, e anche i ventagli negli angolini dobbiamo lavorare, quindi è solo punti alti a rilievo prendendo da dietro, ok, nello spazio di 3 catenella si lavora 3 punti alti, ok, fino ad arrivare al ventaglio, punti alti a rilievo, poi si rifà il ventaglio con 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, poi si inizia lavorando tutti i punti a rilievo, così qua in mezzo dove c'è le 3 catenelle, 3 punti alti, si lavora fino all'ultimo punto sottostante a rilievo, poi si rifà i ventagli. Lavorate tutti i giri così, ok, e poi torno con voi, andate avanti. Eccoci qua, ho finito tutto il giro di punti alti a rilievo, guardate che meraviglia, ecco qua, guardate che mi sei ecco qua, finito questo giro di tutti i punti alti a rilievo, ok, nell'ultimo punto alto ho fatto salto 1 2 nella testa entro, ok, e cammino con punto bassissimo fino ad arrivare allo spazio, eccolo qua. Questo giro sarà tutti i punti alti a rilievo, ancora una volta prima si fa il ventaglio, ok, 2 catenelle di separazione e 2 punti alti per finire il ventaglio. Per tutto il nostro giro ora dobbiamo lavorare punti alti a rilievo, ok, ecco qua, aspettate, punti alti a rilievo per ogni punto alto sottostante, eccolo qua, 1, e quindi è un giro molto facile, ok, solo di punti alti a rilievo per ogni punto alto sottostante, ok. Anche qua questi 3 punti qua alti si fa a rilievo, ok, fate tutto il giro, tutto tutto tutto, quando arrivate qua fate fino all'ultimo punto alto sottostante un punto alto a rilievo, qua nello spazio sottostante fate sempre il ventaglio con 2 punti alti e 2 catenella di separazione, poi torno con voi, ok, che è molto facile, se no il video va a finire molto lungo, andate avanti così tutti i punti alti a rilievo, poi torno con voi. Eccoci qua, ho finito tutto il mio giro di punti alti a rilievo, come ho detto dobbiamo lavorare anche questi 3 punti alti che sono qua sottostanti nello spazio delle 3 catenelle, quindi tutti 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 i giro di punti alti a rilievo, ok, e agli angolini va sempre fatto il ventaglio con 2 punti alti e 2 catenelle. Quindi arrivo qua alla terza catenella, 1, 2, 3 e faccio un punto bassissimo, cammino un punto bassissimo. Eccoci qua, adesso iniziamo il prossimo giro, quindi una catenella, 2, 3. Qua iniziamo a lavorare punto puff, tiro 1, tiro 2 e tiro 3. Chiudo una catenella, qua faccio un punto alto, una catenella e un punto puff, 2 3, ok, così.
una catenella, salto un punto di base, nel prossimo faccio un punto alto, anzi faremo il punto alto qua vicino, ok, non sopra. Ecco qua, una catenella, salto un punto di base, nel prossimo entro e faccio un punto puff, tiro 1, tiro 2 e tiro 3 e chiudo. Una catenella, salto un punto, nel prossimo entro e faccio un punto alto. Una catenella, salto un punto, nel prossimo entro e faccio un punto puff, scusatemi, puff, 1, tiro 2 e tiro 3, chiudo. Una catenella, salto un punto di base, nel prossimo entro un punto alto. Una catenella, salto 1 e nel prossimo entro e faccio un punto puff. Quindi tutto il nostro giro sarà così, ok? Punto puff, tirando 3 volte, una catenella, salto 1, nel prossimo un punto alto. Eccolo qua, così. Ok, io adesso vado avanti lavorando tutto questi miei punti puff separati da una catenella in punto alto fino ad arrivare al prossimo, ok, ventaglietto. Poi torno con voi, andate avanti lavorando così, ok, saltando sempre un punto di base, si lavora nel prossimo, salta uno, nel seguente si fa un punto alto, salta uno, un punto puff nel punto seguente, ok, andate avanti. Eccoci qua, ho finito. Poi alla fine io ho fatto il punto puff sopra il punto alto sottostante, il punto alto sopra proprio il punto alto, perché così si vedeva meglio. Guardate, così, capito? Sempre saltando un punto di base, poi si lavora sopra, ok? Quindi gli angoli rimanerà così, vedete? Allora, penultimo punto puff, una catenella, un punto alto, ok, nel punto alto sottostante si lascia uno, si fa il punto puff con 3 tirate, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto puff, una catenella, si salta un punto di base e si inizia nel prossimo, un punto alto, una catenella, salta uno e un punto puff. Quindi tutti gli angoli sono così, ok? Allora, sono arrivata all'ultimo, ok, ho fatto già una catenella, un punto alto, una catenella, vado direttamente qua sopra il punto puff, vedete così, entro e faccio un punto bassissimo, ok, vado qua, punto bassissimo, entro qua nel punto alto, punto bassissimo, così. Qua faccio 1, 2, 3 catenella, ancora un punto alto nel punto alto sottostante, ok? Faccio una catenella, vado qua sopra il punto puff, faccio un punto alto, ok? Una catenella, un punto alto nel punto alto sottostante, una catenella, un punto alto qua sopra il punto puff, e quindi lavoreremo un punto alto con una separazione di una catenella per ogni punto alto sottostante. Dobbiamo lavorare sopra, ok, così. Sopra il punto puff si fa un punto alto, una catenella, un punto alto nel punto alto sottostante, una catenella e un punto alto nel punto puff. Eccoci qua, così lavoreremo fino, ok, arrivare qua nel penultimo, nel ultimo punto alto, lavorando così, ok. La partenza sono 2 punti alti insieme, nel punto alto sottostante, e si lavora un punto alto con una separazione di una catenella sopra ogni punto di base, ok. Lavorate fino qua e poi torno con voi, perché adesso iniziamo a unire lo scalfo delle maniche e iniziamo a lavorare in tondo. Andate avanti così. Eccoci qua.
Eccoci qua, una volta che abbiamo finito il giro di qua, partito con due punti alti, una catenella, un punto alto per ogni punto di base, che sia nocciolina, che sia, scusa, punto paffe e sia punto alto, dobbiamo lavorare un punto alto separato di una catenella. Poi sono arrivata qui, nel punto alto sottostante, che è diviso. Qua c'è un punto paffe, una catenella, un punto alto. Qui ho lavorato due punti alti. Quindi adesso faremo 12 catenelle. Quindi andiamo a unire lo scafo per le maniche e lavorare in tondo ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Vado da questa parte qua. Prendo questo qua, giro, sopra il punto alto sottostante lavoro due punti alti, uno e due, ok? Una catenella, un punto alto nel punto puff, una catenella, un punto alto nel punto alto sottostante, una catenella, un punto alto nel punto puff proprio qua sopra. Una catenella, un punto alto nel punto alto sottostante e così dobbiamo lavorare così fino ad arrivare a questo angolino qua. Allora, ho fatto 12 catenelle. L'importante è che sia punti pari, ok? Multiplo di 2. Potete fare 8 catenelle, potete fare 4 catenelle, potete fare 6 catenelle, potete fare 10 catenelle, potete fare 12 catenelle, ok? L'importante è che una volta che avete fatto le catenelle andate a misurare, ok ragazze, che sia numero multiplo di 2. Ho fatto 12 catenelle, quindi lavorerò tutto questo. Quando arrivo qua andiamo a unire i due angolini per fare quell'altro scafo delle maniche che iniziamo a lavorare in tondo. Andate avanti così. Eccoci qua, sono arrivato, ho fatto i due punti alti nel punto alto sottostante, faccio 12 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 catenelle, giro il mio lavoro, conto 1, 2, nella terza catenella entro punto bassissimo, ok? Così.